io mi provo una run barra due run di questo roguelike che non ho mai toccato e quindi scoprirò insieme a voi adesso, inedito per la PS5, e Returnal. Vediamo che roba è. Sta robaccia di Returnal. Tra l'altro col PS Plus era gratis. Cioè Demon's Souls, Bloodborne e questo non ho pagato, cioè ho pagato il PS Plus. Other Wilds? Grafica, è un'esclusiva PS5, uno dei pochissimi giochi che è uscita, che sono usciti per la PS5. Ma ve lo ricordate quando era uscita? Ce n'erano tre. Ce ne sono ancora tre, forse. Questa è una che doveva circumnavigarlo il pianeta e si ritrova tipo bloccata qua, tipo. C'ha un occhio virtuale. Precipitata su Apropo. Mi sono salvata, ma Helios no. La tuta è ancora operativa, ma non ho più la mia pistola. Tengo a ma come si gioca? Si salta così. Grazie. Trovo il segnale pallida ombra. Abbandono Helios. Seguo il segnale della pallida ombra. Guarda che spettacolino. Sembra proprio bello. Questa foresta è disseminata di rovine di una xenociviltà. Mura, fondamenta e statue antiche. Vero. Sembra che ci sia il primo combattimento qua. Cosa ho trovato? Obolite. Diario esplorativo, Atropo.
Ho trovato un cadavere, un esploratore Astra. Ho trovato un cadavere. Sul suo casco. Collega. È lei. È lei. La mia pistola. È lei. Proseguo verso l'origine del segnale. Oh merda. Come si apre qua? Così. Sembra che non debba ricaricare. Ma non mi sembrerebbe un roguelike. Sento dei rumori. Serve chiave. Eliminata. Ok. Che roba c'è? Una registrazione. L'ho inserita nella banca dati. La sfoto. Dati. Diario esplorativo. Antropo. Tempo trascorso. 30 minuti dall'ultimo schianto. Intere zone della foresta si ridispongono come tessere di un mosaico fluido a ogni mio. Bello. Ogni volta che torno, per il protocollo di Astra, non verranno a prendermi finché non avrò trovato il segnale. Se mi senti, sei in trappola anche tu. Ah. Meta roguelike. Dentro la trama c'è il fatto che se muoio ricomincio. Come... Sì, sono incastrato finché non supero tutto il Super Abiles. Meta roguelike. Di qua si continua. Ma come installazione completata? E qua ci sono già stato. Quindi sono stupido. Ci si può arrampicare.
Ah, certo, devo andare da quella parte che era chiusa. Bello, eh? Veramente un peccato che questa console sia stata sfruttata poco. Quindi così. E poi devo tenerlo premuto. Tieni premuto per prolungare lo scatto. Sono invulnerabile allo scatto. Quindi uno, due. Amo il fatto che non debba ricaricare. E faccio tutto qua. Qua si muore? E ci muori. Sembra che muori qua. Quindi uoppa! E sotto che c'è? Mostri. Ma qua c'è, non c'è niente. No, sembra che cadi e muori. Ma là? Ma sembra che muori se cadi qua. Non c'è niente. Questo è il tutorial per lo scatto se non muori. E ora? Non è il caso di fare queste cose con... Ma non ce l'ho un'arma melee? Da immobile danni all'arma meno 75. Ho un'avaria. E con la resina lo tolgo? Merda. Così. Questa è una merdata. Ricarica a metà per ricarica immediata. Come si ricarica? Col tempo ricarico. E questo è il... No, io vengo da qua. Si è continuato. Palla. Primo boss. Xenomorfi. Probabilmente sono gli artefici di queste rovine. Potrebbero essere i senzienti che trasmettono la pallida ombra. Com'è andata Sarabanda con Joe? Bene, benissimo. Ci ho divertito tanto. Molto bene. Ma recuperatelo.
No. Chi ha vinto? Io. Ho provato in ogni modo. Vengo sempre riportata indietro. Sempre riportata indietro. C'è un istante tra la morte e la rinascita. Ma i tentacoli mi tirano a fondo. Grido. Affogo. Ritorno. Ah, Gio ha detto che devi devolvere il 32% degli introiti durante questa banda per questione di diritti. E me gliela sgommo nelle mani. Come va, Alexone? E ci muori. Devo fare così? Wow! Ho incontrato un predatore ostile. Porco di... Panico! Aia! Ricomincio. Dopo la morte ricomincerei dal luogo dello schianto senza le armi, i reperti e le risorse. Usa oggetti permanenti per esplorare nuove aree. È un roguelike. La penditura. L'ambiente prima non era così. È vero? Sistema di sicurezza rilevato. Chiave. Pulla. Ok. Voglio battere quantomeno quel coso che ho incontrato prima e mi ha spaccato il culo. Oh, il caricatore. Nuova tecnologia rilevata. Potenzia l'arma con un meccanismo di fuoco alternativo. Decisamente efficace. Mi tornerà utile. Scusa? Ah, l'ho consumato?
Quando miro uso quello, quando non miro uso la normale. Giusto? E si ricarica con quel coso là. Sei forte, sì. Ma che figata è? Tesoro? Ciao nerd, buonanotte. Ho recuperato un Xenoarma. È simile a una nostra carabina. Sì, ma coi raggi fotonici. Beh. Ho trovato un'enorme muraglia che mi separa dall'origine della palmara. Non posso superare il baratro. Per adesso mi dedicherò ad altro, indagando sul picco di energia nella foresta. Diario esplorativo, Atrop. Chi ha lanciato la trasmissione? Vedi la pallida ombra? È un messaggio che dovrei conoscere solo io. E ora, di punto in bianco, lo sento di nuovo. Che doppiaggio orribile. Sono stati senzienti. Spero di trovare risposte al segnale. Faccio un bordello, eh? Quella verde è vita. Ma si batte quella roba. I foderi.
Drive dei Foderi penso che si stia organizzando pian piano. Ma io vengo da qua? Sì. Sì. Vita. Niente. Qua. Ho interagito con altre versioni di me, ma temo che un giorno rivivrò le stesse esperienze dalla loro prospettiva. Sono veramente io? Oppure sono involucri senza vita? Forse un riflesso di ciò che mi attende. Drago! Ah, Doffy che l'ha regala a Drago! Grazie, Doffy! Drago, ti hanno regalato la SOP! Da qua arrivo. Oppure no? Xenotecnologia su un senziente morto. Secondo le scansioni dovrei poter potenziare la tuta. Bello davvero sto gioco, sì. Sembra che sia compatibile. Integrazione sistemi completata. Avvio un collaudo di conferma. Ora posso farla partire, ma aspetta un attimo. Ah. Returnal. Teletrasporto lineare. Il punto d'uscita sembra essere fisso. Yes. Basta? Ma cosa mi danno queste cose gialle? Resina. Sono sicura che mi tornerà utile. Bello, bello, bello davvero. Allora, eravamo qua prima. E questo lo si può usare. Succede. Ho vinto?
Persiste anche dopo la morte, può ottenere Eden interagendo. L'Eden consente di purificare gli oggetti maligni e di usare dispositivi speciali. Quindi è una specie di cosa che mi migliora le run dopo. Però sarei curioso di scendere qua sotto. Mi sa che devo scegliere. Ho scoperto xenotecnologie che fabbricano dispositivi. Ecco a cosa servono. Vista l'integrità del 2% dei danni inflitti per ogni livello di adrenalina. Che c'è? Ho scoperto un frammento di xenolingua. Aha. Xenolingua. Ho trovato tracce di una primitiva xenolingua. Al momento non sono in grado di decifrare questo xenoglifo. Oh, però la traduzione è corretta. Pure loro sono nel loop. Famiglia di Esu. Agonia insopportabile. Rilevo un picco anomalo di energia. Lo segno sulla mappa. Io mi potevo teletrasportare pure là dove ho visto le lingue.
Eh sì. Allora, posso andare o di là avanti? Ho incontrato una forma di vita. O di vica, se preferisci. Sembrerebbe dolce. Non lo è. Berta! Mi si è attaccata al braccio come un parassita. Ma non sembra ostile. Sembra che stia potenziando e indebolendo la mia tuta. Ok. È praticamente caos di AIDS. Sto teletrasporto. Eccolo, è lui? Questa. Beh, se ho più vita da ignorare perché sono già cullato, vuol dire che sto andando bene. L'adrenalina che fa aumenta i danni, secondo me ne subisci meno. Ma l'ho fatta veloce, da vicino. Oddio. Oddio. Dovevo essere più veloce e andare di là. Ora lo so. Non può essere qui. Ma che c***o ci fa questa casa? L'astronauta continua a seguirmi?
Un'arma... A me piace il pompa. Me gusta. Se andiamo avanti qua. Olè. Che è sta roba? Ah, certo, dovevo scattare, vero? Rimuove tutti i parassiti. Ah. Etere. Soldi. Ciao Oxar! E non avere la possibilità di parlare con voi è stato molto molto spiacevole per quanto mi riguarda. Stranissimo che non ci sia stato un momento meet and greet. Stranissimo. Ok, ho capito. Grazie per il primo mese, porco d***o. Così. Wow. Mappa obiettivo. Giusto? No. Chi è? Aia! Ah, è lui. Thank you.
oppure lui direttamente. Dov'è? Il cambio d'arma. Flusso elettrico. Minchia. Bella roba, eh? Bello sto gioco, eh? Gasa, gasa, gasa. Posto. Di là. Giusto. Dritto e poi a sinistra. Là. Casa. Sembra un altro teletrasporto, solo tecnologicamente più evoluto. Ho trovato un relitto di automa. E ora madaglio. Forse con uno strumento utile. Un dildo? Sembra utilizzabile. Aggiungo subito all'equipaggiamento. Bello, eh? Devo prendere la chiave scarlatta. A sinistra devo andare. Ragazzi, che ne pensate di questo gioco? È bello da vedere quanto è bello da giocare, perché io mi sto scialando. Di qua devo andare. È una droga, vero? Mi piace parecchio. Devo dire. Ah, di qua. Ma l'obiettivo è di là. Però qua cosa c'è? Ah, sì, me lo ricordo. Ho capito dove. Ma poi è bella la grafica, proprio di casa, mille. Sono le due, dai. Siamo in orario, nel ritardo. Dritto, 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 sinistra, sinistra, sinistra.
Ah, vero, i teletrasporti. E quali sono? Vicino alla casa c'è un teletrasporto. Ah, quelli sono teletrasporti. Ok, ok. Quindi pure qua, questo è il più vicino. E poi mi metto qua. Che gioco! Ma dove cazzo... Ah, sì, giusto, eh. La chiave dell'anatema. Ma che è sto bordello? Ma si può salvare? Sì, no? Ah, al tempo non si poteva uscire tutti i pazzi e l'hanno aggiunto dopo. L'energia misteriosa proviene da qui. Potrebbe avere a che fare con la pallida ombra. Coso tonante. Devo saltare qua giù. Sì. Dovevo fare cerchio al punto giusto. È vivo. Sentirmi. Sono sola.
Ragazzi, questo gioco è incredibile. Assolutamente confermato per la prossima volta, che non mi ricordo quando è. Fate punto esclamativo schedule e lo controllate. Assolutamente bellissimo gioco. Porca bella scelta, grazie per avermelo consigliato. Tanta tanta roba, i boss è vero, sono fatti benissimo, sono d'accordissimo, ti gasano. Chissà come lo batti quello, in realtà lo batteresti, dai, quei danni possono essere masterati. Grande roba.